molti parlano della Cina, ma la Cina è esattamente il primo posto dove negli anni 70 c'è stato un avvicinamento. A metà degli anni 70 gli americani sotto Nixon, con Rockefeller e Brzezinski era il consigliere di Rockefeller, Brzezinski, Rockefeller, Kissinger, si erano recati in Cina e qui avevano cominciato a parlare di questo nuovo modo, questo nuovo ordine mondiale, che era un ordine tecnocratico. Ed era molto facile da instaurare in un paese come la Cina, perché quando tu avevi convinto praticamente il dittatore cinese, quando tu convinci Xi Jinping, tu non devi passare attraverso il governo, le leggi non devono essere approvate e magari oggi la approvano, domani cade il governo, arriva un altro, le disapprova, eccetera. In Cina è facilissimo, perché abbiamo Xi Jinping che è presidente a vita. Quindi una volta che lui approva un qualcosa, se le sue aspettative di vita sono di un certo numero di anni e se lui ha tempo sufficiente di creare un suo successore, praticamente l'ordine rimane tale quale. E infatti la Cina, se andiamo a vedere, è la prima tecnocrazia del paese, perché in Cina vengono adottate le ultime tecnologie, addirittura hanno le tecnologie con le camere riprendono gli estremi del facciali, eccetera, e in più praticamente controllano tutta la popolazione dal momento in cui si sveglia al momento in cui va a dormire, magari anche di notte. Praticamente i cinesi, come ho detto l'altra volta, si devono comportare in un certo modo, perché a fine anno hanno una certa pagella, nella pagella hanno i voti, più voti hanno e più diritti hanno, meno voti hanno e meno diritti hanno, e quando tu arrivi a un punto in cui hai dei voti molto bassi, tu praticamente sei escluso dalla società, sei come nel Medioevo colui che si ribella al signore, per cui lui viene licenziato, non trova lavoro da un'altra parte e cosa fa? È costretto a morire, perché non può coltivare il suo terreno, non può In Cina tu non puoi coltivare il terreno appartiene allo Stato, non puoi trovare posto in un'altra fabbrica perché ovviamente tu sei scartato dalla società, non puoi neppure usare un treno o usare un autobus o avere diritto ad avere una casa, eccetera, tu sei un morto civile. E la Cina è il miglior esempio di quello che sarà il nuovo ordine mondiale, quindi togliamoci dalla testa che il modo per vincere il globalismo è appoggiare paesi come la Cina o come la Russia. Figuriamoci se la Cina viene in nostro soccorso. La Cina e la Russia, secondo me, l'unica cosa che vogliono fare è fare degli accordi, non con Trump, non con l'America, ma questo deep state, questi globalisti, in modo da poter governare i loro stati, ovviamente seguendo il nuovo ordine mondiale.